Ero una stella ieri, sono una stella oggi e sarò una stella anche domani. Quindi, assieme. Amo, ti aspetto all'altare. È lei il capo, Tina Rispoli. Vedova 49enne del boss Gaetano Marino e sposa trash in carrozza del cantante neomelodico Tony Colombo, in carcere con il marito dello scorso ottobre, è il vero boss del clan mafioso Marino. A sostenerlo il pentito Salvatore Tamburrino, l'uomo che fece arrestare dopo 14 anni di latitanza Marco Di Lauro, che era capo del clan di Secondigliano, fondato dal padre Ciruzzo milionario. Io me la bevo alla tua. È Titina che gestisce la famiglia là, è lei il capo del clan Marino, rivela il pentito, considerato dalla DDA di Napoli un collaboratore di estremo rilievo, da prendere sul serio. Soldi, social, amore e affari. La villa Secondigliano chiamata Colombolandia. Il primo con cui fare business sarebbe proprio il nuovo marito, il neomelodico 37enne Tony Colombo. Viva l'amore! Con cui fecero discutere le nozze trash a Secondigliano tra giocolieri e carrozze, con tanto di flash mob non autorizzato a Napoli per il lancio del disco. Con i soldi della mafia, secondo i magistrati, Tina avrebbe finanziato la carriera del marito come cantante e la sua linea di abbigliamento dai nomi che evocano armi. I soldi a Tina non mancherebbero. Comanda lei la più grande piazza di spaccio d'Europa, secondo i magistrati, quella di Secondigliano. Tu non mi sopporti, ma io ti mando un bacio. Ed è un capo di grande spessore criminale, scrivono i giudici, che dall'ex marito capo degli scissionisti, freddato con 11 colpi d'arma da fuoco a Terracina dal clan di Lauro nel 2012, nell'ambito della faida di Scampia, avrebbe ereditato soldi e potere. Prima di definirvi sante, assicuratevi che nessuno vi conosce. Sei più forte me. Tanti soldi e tanto potere. La sua capacità criminale e manageriale, scrivono i giudici, le avrebbe consentito di investire proventi illeciti in molteplici settori, in particolare con i Di Lauro. Chi ha bisogno di soldi da ripulire, insomma, fa affari con Tina. Affari con i Di Lauro, come il finanziamento di un tabacchificio abusivo, e con il secondo marito Colombo, che per i magistrati agisce simbioticamente con la Rispoli, condividendone le scelte sull'impiego del denaro che la stessa detiene. D'altro canto, Tina lo aveva sempre detto: se sei Tony Colombo, lo devi a me.